Era. Ciao ragazzi, ho Voilà, fame. ciao a voi. Che E c'è schifo, bisogno di Marco. fare i peti per Ho chi ha fame. fame. Non Mangi, hai devo mangiato le patatine, nutrirmi. tanto per cambiare. Dopo mi Figurati. mangio una bella pacchettelle. Che Chi? cazzo è? È una pizza un po' zozza. Cazzo vuol Adesso voglio dire? sapere No, cosa non vuol è dire un po' zozza. zozza per Marco. Eh Adesso no, perché parliamo. esatto, cioè C'era una comunque. patatina sopra. No, è che è una pizza napoletana col cornicione napoletano, all'interno la ricotta, i taralli sbriciolati dentro e i peperoni. Solo che è molto piena. Vabbè, non mi sembra Vabbè, salvante. scusami. Beh, Sono però. comunque io, quindi non mi Ma la sbilancio più mozzarella e il tanto. pomodoro? No, sì, anche qui. Ah, No, vabbè, non lo ma. dicevo, ma era scontato. No, è Cioè, in più che è il cornicione vi giuro che il ripieno. cornicione. In questo caso, anche se non lo mangiate, lo mangi perché c'è la ricotta, vi riempie. Cioè, io ogni volta che finisco la pizza lì, ho lo Ma io stomaco talmente gonfio che se mi tiri un pugno vomito per 10 di solito minuti. il cornicione lo lascio. No, quello lì lo mangi per No. forza perché è morbido con la ricotta. Quindi è come se mangiassi un pane con la ricotta. Non so se è bufala o ricotta normale. Ma il cornicione è ripieno di ricotta, ho appena detto. Ma la ricotta è Non lo piena, so. ripiena di 8000 cornicione. calorie. Beh, sono un po'. Non sono 1000 Comunque. classiche della pizza, sono un po' di più. I taralli sbriciolati Che poi si non l'ho mai ammorbidiscono un mangiati po', nella col pizza. sugo, Nella pizza perché. neanche io, però in generale i taralli sbriciolati nelle cose No, sono buonissimi. sono una chicca. Sono So che molto ad buoni, esempio confermo. stanno Solo che molto. pesano alla fine, Stanno perché. molto bene nell'aglio Cos'è? olio peperoncino, È per dire. verissimo È vero che si anche. impregnano di Esatto. olio, Mia anche mamma lo faceva con. nell'insalata, volendo. Mia mamma aveva Buonissimo. l'abitudine di metterli o negli spinaci o nell'aglio, comunque negli spaghetti. Guarda che. Comunque siamo dei veri pro, No, taralli partendo, pugliesi, iniziando la credo. live Ma parlando già sì, di ma tanto cibo. non Cioè. c'è corna, noi Sì. che ci frega. Ah, boh. Ho passato le clip Tra al gli Luca del Tutto napoletani Yokohama. c'è la merda dentro. Diventano 8 miliardi di chilocalorie se metti quelli napoletani. Apropummeli Non so neanche come in siano Italia. quelli napoletani. Sono Perché? dei. Sono i bucaneve, praticamente. Come, cioè, Ah, sembrano dei minchia. bucaneve, sembrano come forma. Però cosa c'è dentro? C'è la sugna del maiale, c'è i ciccioli, L'olio motori. credo. Ah, minchia. No, quelli che mettono a me sono pugliesi. Sì, sono i taralli quelli normali. Anche perché loro O sono. sbaglio, Si chiama. Regez? È una pizzeria che ha No? dappertutto Totò, napoletana, eccetera. Fa le pizze napoletane con la ricetta originale, eccetera, ma loro Ah, sono pugliesi in realtà. le mandorle ci sono, non i ciccioli, è vero. Ah, Ma con i io non ciccioli trovo potrei aver dato Pummel. un'idea, però, secondo me. Esatto. Secondo me potrei aver dato un'idea. Vuoi fare la linea extreme di Solo che i taralli? taralli napoletani ne mangi uno, sei a posto. Nel senso, non. No, ragazzi, che gaffe, non avevo fatto il download, è già finito appena l'ho detto. Bravo. Non era il download, era l'aggiornamento, mi sono sbagliato Credo a che dire. pesi 14 mega tutto il gioco già. No, ma Pummel in realtà qualche giga lo pesa, era proprio l'aggiornamento che era 10 Uno. mega. Uno e Appunto, mezzo. oggi dicevo prima, ho passato a Luca anche le clip di Yokohama e stiamo vedendo come dividere il video perché be sarà bello lungo, E quindi abbiamo optato per non video lunghissimi, cioè massimo 40-45 minuti se c'è tanta roba, piuttosto facciamo più video. Che è meglio, è Io più fruibile, lo davo per perché un video da un'ora e scontato quindi. mezza. Io farei anche da Video da meno, un'ora e onestamente. mezza. No, non è possibile. 40-45 mi sa che ci arriviamo. Poi magari allunghiamo un po' più di video, ma dubito che sotto i 40-45 minuti riusciamo. Più che altro perché Branzino, vanno stasera inseriti più Pummel giorni. Party, quindi se hai rivisto tutti i best of, Ce n'è un po' di questo, eh esatto. sì, è uno dei Beh, classici. sarà un bel film, anche se il montaggio di Luke nella prima Bentornato prova che ha comunque. fatto è abbastanza fresco e veloce, quindi non. Poi tante volte appunto anch'io ho Pensa fatto clip già quando pensate per puoi, essere ha tagliate aggiornato veloci, tutti i quindi. giochi. Che c'hai? Mi ha aggiornato tutti i Ma giochi. t'avrà. No, probabilmente t'avrà aggiornato il runtime, quelle robe lì, quindi t'ha dato un check a Ciao, Branzio. tutto. Ho Questa visto cosa giusto qua? oggi un meme con scritto prosciutto e melone. Che storia. Ciao, Bello Brian. che c'è il Sì, coso. Doglia. Nel gioco c'è il simbolo di Steam con scritto officina. Corvo è bassino, ragazzi, Ma la che se non mappa giapponese guardate. ce l'ha già? La mappa? Sì. Quella L'abbiamo fatto una volta sola, mi sa, è per accenderla. quella tutta nel verde, Sì. no? Sì, no, Ce n'è abbiamo più di fatto. una tutta nel verde. No, quella lì è tutta nel verde, nella foresta.
è giapponese. Alzalo, alzalo. L'abbiamo fatto anche ma era quella che passavi anche nell'acqua. Esatto. Sì, mi pare passavi anche nell'acqua. Però era quello dove alzavi muri. Ma ha scaricato anche a me un po' di roba. Chi è che non c'è? Perché non ho visto uno. Come non ci sono? Ah, aspetta. Ecco, no, sono in game, ma sono invisibile su Steam. Aspetta. Io ho un'acidità pazzesca, troppo, ragazzi. Sì, in caso, ditemi. Prova, ditemi se vado bene. Il pene, devo usare il pene. Allora, unisciti a tutti. Grazie, Jergon. Ciao, Jergon. Aspetto. T-Waz, smettila. Testa di cazzo. Che bastone. No, Marco è diventato come loro narrano delle mie vicende. Ah, perché mi sa stiamo scaricando tutte le mappe per quello. Eh sì. Ma a me era già finito. Allora, sembrava che sia già finito. Alla fine poi non ho preso quelle del workshop, quindi non lo so. 85 mesi sono tanti, mi sa, ma infatti Jergon è uno dei... Forse l'avevo preso un'altra volta. Jergon è uno dei founder insieme a Franci, Vale, Gianluca e qualcun altro, non mi ricordo. Viking c'è anche tra i founder, ricordiamo. Allora, no, tu non devo ancora scrivere a T-Waz, mi dimentico ogni volta, porca miseria. Ma dove, al Fanta? No, gli devo scrivere una cosa per gradare le carte. Lo chiamiamo... Stasera mi bombo corvo, mi sa, il... vediamo. Che senso? Vediamo. Grazie, Oicek. Grazie, bellissimo. Oggi sarò il Wallero. Veato te. Doglia, smettila, scrivi bene, cresci e ritagliati la barba. Ginko, grazie mille dei 27, bellissimo. Sì, iniziato proprio appena uscita la sub con il Prime. Grazie, Ginko. Credo. Sì, Jergon, un grande. Mio fratellino 93, tra l'altro, lui. Qui deve essere il cabaggio. Tra l'altro, la storia del fratello per l'anno di nascita è nata prima del meme del mio fratello. Il fratello per l'anno di ricordi nascita. Che diciamo fratello del 92, fratello 93, fratello 90, fratello 91? In base all'anno fratellanza di nascita. La fratellanza. Quella. Era prima del meme di mio fratello, mio padre e mia sorella. Diciamo, fratellanza 92, fratellanza 93. Dicevamo solo fratellanza 92, Marco, non c'era nessun'altra fratellanza. No, fratellanza 93 la dicevamo c'era... noi del 93. No, perché volevate essere inclusi, ma eravate solo degli sfigati, quindi smettete. Fammi bere un po' d'acqua. Aspetta, devo stare fermo per Franzino, un po'. Franzino, da quant'è che non segui? Comunque sì. Grazie, ha detto prima che non è da un sacco che non ci segue, da una vita. Ci allora, seguiva un quando aveva 12 anni, adesso ne ha 32. Ah, quello che mi ha fermato in fiera, ha detto vi guardavo quando ero piccolo e mi ha fatto sentire una merda, ha detto fammi uscire subito da sta fiera. Chi è? Che hai fatto? Esci tu. Sì, no, volevo dire quanti si poteva giocare. 8. 8. Ah, okay. Luigia. Dovremmo farlo una volta. Non. A parte che non ho abbastanza amici gli Ezzer, quindi. Vabbè, ma poi bisogna vedere i giochi... Quanti sono settati tutti? Non ce la facciamo a riempire le lobby per TTT. Figurati a Pummel Party, che non può giocare nessuno. Allora, numero di beh, però, se uno che ha 34 anni mi dice vi guardavo quando ero piccolo, no, non l'ha detto. Cioè... Non l'ha quello messo no, però io... dico è strano, no? Dovrebbe essere a posto. Mi fido. Per partiamo? Carità. Chi siamo noi per dubitare? Perché non posso iniziare? No. Perché Corvo sta ancora scaricando. Ah, è vero. Allora, sì. Adesso sei pronto per tornare, Franzino, no? Ah, c'è anche Givo, vabbè. Cioè, adesso mi sta iniziando la roba. Ah. Un grande Givo. Perché? È un bravo ragazzo. Ah, vabbè, ma non di cuore. Non ho mangiato, mangiato che trattamenti io, sono? Vabbè, che trattamenti zitto, sono? Stai zitto, ma no. Che discorso? Mancanza di rispetto totale verso tutti qui, scusami. Però taci. No, Gibo, non va. Perché devi essere scurrile e antipatico? Scusami. Però non dire parlare. Scusami che poi mi dici scusami bastardo, tu sei figlio di bastardi. No, allora. Non l'ho mai detto, non mi permetterei mai, anzi ti chiedo perdono, però lascia fare a me. Ok, deve essere pronto adesso, credo. No, dicevo Marco, visto che non hai mangiato. No. Beh, tu già sai cosa mangiare dopo, vai a cagare, vai. Ma non c'è bisogno anch'io di essere fastidioso. Io no. Perché? Perché... Chi cazzo me la...
porta a casa me. E ah, è vero che c'è questo problema. Poi l'hai trovata la pizzeria vicina, tu, che dicevi, io vivo nel Burundi, ah, già, Ferragosto, da me c'è solo il kebab. No, no, lì poi io mi sono fatto la pasta sotto consiglio di Eliezer. Che porto ah, io? Bene. Moer, non ce la fa a scrivere niente. Adesso non saprei cosa dire. 9, perché... come Inzaghi, ah, no, questa qui... una volta l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta solo una volta, sì. Anzi, forse non aveva Zoom. C'era Aerojet, l'ho visto nei video. Che Gianluca, sopra, ragazzi, che sfigato. Comunque, io non ho mangiato. Cosa mangio dopo? Taralli. Cosa vuoi mangiare? Un primo, un secondo o un contorno? Ma hai fatto primo, secondo e contorno, tranne quando andavo a cena da qualcuno? Ha detto Io ho chiesto non. No, no, però c'è gente che lo fa sempre, io mi ricordo. Io di base devo mangiare riso, proteine e verdura, quindi. Vabbè, quando andavo in palestra, condito okay, con la vale. Salsiccia e il peperone, quindi sì. Anch'io quando andavo in palestra facevo così, però non vale lì. No, non lo so, perché potrei farmi, lo dicevo a qualcuno, allora, potrei farmi una frittata, solo che le frittate non mi saziano, mi fastidio questo mantello. Perfetto. Mi rendono triste dopo averla mangiata. Ma perché sì? Cosa mangerà? Moh. A sai Cina uguale, farti? Vediamo, Doglia, non sfidiamo il califfato. Ecco qua. Dicevi allora, qua. Io ti consiglierei di farti una bella frittata con le patate, ma non mangiartela così in nature, ma fartici dei panini. Io preferisco le zucchine alle patate pane, nella frittata, frittata, più leggera. E patate. Frittata a patate e pancetta è una roba meravigliosa, però non voglio andare troppo sul pesante, per carità. Ma Michele, già sono carboidrati, 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 però così, cioè mi... No, già... uova sono proteine. Poi beh, c'è il pane, sì, però sono le patate, pure... Lo guardi queste cose tu, Morcus. No, vabbè, cioè un pelo sono più che altro grassi. Un pelo ci guardo comunque, perché ho mangiato anche la pasta oggi a pranzo. Oh no, questo mi mette l'ansia addosso. Prova così, ma comunque la frittata in generale, secondo me con fatta di panino ti soddisfa molto di più. Io non c'ho la cipolla. Con la O con l'RT devo sparare. Ancora cipolla. Con l'RT, sì. Con la O. Chi sono io? Allora, io dove sono? Quello lì, ok. Cazzo, bisogna girare con l'altro. Sono stupido. Ma perché? Sono riflessi sbagliati oggi. Sas. Oh. Sono la zia bene. Bang. Non ci ho perso. Dai, ma ci avevo preso. Cazzo. Parola di concentrazione. No! Ah! Ho sparato 6 colpi! Fiscus. Che stronzo! Dai, ragazzi, cacare faccio. Non quanto corro. Cacare faccio. Però... Ho sbagliato su un druico. No, è Marco. Bez! No, mi ha recuperato anche Marco, ragazzi. Ma Marco è primo? Come? Pensavo di andare male, infatti, mi stava fuorviando. No, ragazzi, io sono P. Sono partito malissimo, sono partito. Attenzione, bombabile! Ha fatto cagare. Allora, che vediamo un po'. Delphi, smettila. Vediamo un po'. Come alle spalle. Ah, ma c'è già il pacchettino. Ma io una melanzanona, no, me la tengo. Perché? Ma guarda che tiri che sto facendo, perché mi piace la melanzana. Beh, un po' di chiaro. Buonissimo. Allora, non ho visto che oggetti... Bella la copertura. Oh. Ma sì. La copertura è sempre utile. Il preservativo sì. Sì. Guarda che io non riesco a fare sopra il 3, a parte il primo. Devo andare su, vero? Sì. Mm-hmm. Oh no. Ah, no. Oh no. Cos'è che faceva quello lì? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Se ma non c'è... vedo... Cosa, quelli di... Dove sono andato io sopra? Il cazzottone. No, ah. C'è il cazzottone. È figurato. No, perché puoi prendere le chiavi Mark. Quella a destra ti dà un'arma. Perché io? Particolare. Perché sei sotto di lui e passi di lì. No, quello lì è proprio la tua destra. C'è cioè il tesco quello lì e attiva l'evento mappa. Ciao, Vadusim. Ah, ok. Ciao, Ciro. Ciao a tutti, belli. Mi raccomando, amici, rinnovare, se vi fa piacere, ovviamente. E salvatevi il link di Amazon, Importantissimo link di Amazon. Sì, Doglia, ciao. Un grande Doglia. Oh, madonna. Ok, questo è quello con la musichetta incredibile.
Zitti, sono, ok. Saluto tutti io. Ah no, cambiato. No, no, è sempre questa, eh. È quella di un anime. Oh, ah! Mi sono bruciato il culo. No, ragazzi, mi ha bruciato tutto. Tutti lì, tra l'altro. Sì, ma io l'ho presa di più. Pipiri, pipiri, pipiri. Pipiri, pipiri. Sono morto. Pipiri. Io non so più dove sono, mi sono perso. Proprio okay, sono Japan School, questa canzone. Ah! Appena insultato, già punto subito. Non sono insultato niente. Il mio buco. È già, è ho Japan vinto. School che questa culo. Musica, dai. Sono bombabile. Allora è vero, le leggende. Palesemente l'intro di un anime in una scuola grazie giapponese. Totrito. Grazie, Totrito. È una bomba da tiro. Con la a bombetta. Chi? Ma non lo so. A te, così ti tolgo lo scudo, dai. Va bene. Faccio un torto a nessuno. Poi te. Ecco qua. Sono lì tutto la nudo gamba. Adesso. Non vedo. Ma guarda che non ce la faccio! Mi dà fastidio, glitchano tutti. Ti ho regalato anche le chiavi a Corvo. Sì, vinco per le palle, vinco. Contatto? Cosa sta dicendo, Doglia? Ci è frizzantino stasera. Vabbè, senti. Ma un cazzotto pieno. Ma che schifo, Lazar. Ti sta bene. Quindi funziona anche l'altezza. La latitudine. Non me lo aspettavo neanche io, ti dirò. Ma che questo era veramente un numero da che clown, però. Questa era una marcata un po', comunque. Vabbè, no, ma qui no. Nessuno se lo aspettava, non spendere. Mi metto mettiti il preservativo, che come al solito metti incinta le donne tu. No. Tu che sei un incintatore. Credo. Due. Due. Ecco qui, togliamo subito il preservativo. Oppe te, e via. Preferivo dargli le chiavi, guarda. Draco, non ho capito bene la prima parte, ma ti saluto caldamente. Me la puoi riscrivere, Draco, la prima, perché è un pochino complicata da comprendere. Chi vince qua, prendo la chiave. No, le palline. Questa era bravo Liezza. No. Una volta, ultimamente non più. Ultimamente era 5 anni fa. L'abbiamo fatto l'ultima volta e non ero più bravo. 5 anni fa. Oddio! Che tasso! Ho le palle incrociate. Dai, non ci prendo mai. No, io. Cledi! Sì, sono un Pluto. Sai che sei? Lascia perdere. Che stronzi che siamo. Tutti. Dai, maledetti. Mi piacciono tantissimo le donne. Passo nel mezzo. Capitano, mio capitano. Non dai, pulla. Ho volato fuori io. Ma perché spingi di più? Sono MC Cavallo. Dai, primi due. Ti abbracciamo, Draco. Ti abbracciamo. C'è il razzo. C'ho il razzo che potrei usare perché effettivamente faccio cagare. Dai, Draco. Via, dai. Il pacchettino che potresti usare. No, il pacchettino sono sempre uno sfigato. E quindi non lo usi. Eh no, mi cago addosso. Ah, nell'anno sfero terribile. Perché Liezzar si è spostato, esatto? Altri tre, non ci arrivo oltre non il tre. Arriva. Non ci arriva. Manzoni, Alessandro. Però è ultimo Corvo, aspetta. Io più di tre non ho fatto ancora, a parte il tiro iniziale. Intanto una melanzanina. Le scale. Una pistolettata nel coletto ci sta. Ma perché? Ma c'è la Liezza più vicina. Voi siete due. Scusa, Giusto, quello è anche vero. È un discorso nato da... Tiro basso. Non basta comunque, sono indietrissimo io. No, ci basta. Giusto. Sì, ma che culo anche con le chiavi, le 40 giuste. Tutte mie! Ma che culo. Che storia. 40 giuste. Ride bene chi ride, ragazzi. Hai riso solo tu, ricordatevelo. Infatti ho riso benissimo, Marco, devi sentire che roba. Bene. Cioè ce l'hai sentito. Eccoci qui. Ciuccia. Che è successo? Cos'è quella cosa che ha preso lì? Una bistecca? Sì. Ah, il Medikitter. Che colonnina? Lì se avevi qualcosa tipo la granita? No, la melanzana? Così lo ammazzi. Okay. No. No, ma tanto non serve ammazzare, ma non la chiavi.
Maledetto stratega. Tra l'altro non più una volta, perché toglie 9. Forse la percentuale. Forse perché siccome colpisce a tutta mappa, magari hanno diminuito un po'. Eccoci qui. Siamo. Sì, il trenino PPP. Guarda quanti cadaveri c'ho ai miei piedi. Di rarissimo branzino. In qualche 12 ore lo portiamo TDT. L'ultima 12 ore c'era. È più difficile perché siamo un pochino meno ed è difficile organizzarsi. Siamo persone grandi. Oh, questo qui non... Questo l'ultima volta ho fatto cagare. Siccome paghiamo le tasse non giochiamo più a TDT, capisci? È un casino. È per quello, chiaramente. Ho preso un turbo incredibile. Perché io no? Iezar, mi hanno rispedito indietro. Ho preso l'onda verde. No, questi di qua. Non vedo, non so più dove sono. Da che parte si parte? Io sono avanti, ma non mi parcheggia? Vedo. Dove si parcheggia? Dove si parcheggia? Come sono dritto. Sono oltre lo schermo. Essere avanti, ragazzi. Iezar, torna. Scusate un attimo. Ecco. Eccolo qui. No, con le palle cubiche. Mi prendi anche a me? No, Corvo ha preso la fuga. Iva la fuga. No. Ma che mi hai tirato un calcio? Cos'è successo? No, ti ha tirato un tronco. Ma dove è andato Corvo Blastico? Dove sono? Non mi vedo, ragazzi. Allora. È Corvo Elastico. Ma allora. Ma torniamo sempre indietro qui, un casino. È la mia fine! No, ma così incastrato. Mi sono incastrato nel tubo. Ah, sono arrivato, ok. Ecco perché non mi vedevo più, non mi saliva più il punteggio. Ma t'ha sparato il direttamente. Non è prosciutto salame, è prosciutto melone. Oh, grande termonacolo, cos'è quella cosa che si bagna mentre asciuga? Chi nulla vuole, troppo stringe. Capisco. Allora, io ho dato che sono un po' più fiducioso di Marco. Prosciutto melone, prosciutto melone. Uso. Vai. Guarda bene dentro, guardo bene. Ma proprio con gli occhiali nella bocca. Forse l'avevo tolto, Forse l'avevo tolto la cosa che ti tippava. No. Ah sì? Perfetto. No, non è possibile, scusa. Comunque. No, abbiamo tolto quello apposta che ti tippava. Avevamo tolto il teleport tra di noi, quello che ti scambiava. Ma non avevo dubbi che fosse nero il pacchetto alla fine. Puoi prendercele da tutti e due, forse. No, no, non ce la fa. Si prende, tanto sono una merda. Ha il doppio di me, Mark. Sì. Non mi è servito a nulla. Vince. Bella spesa, ragaz. Insomma, gli ne avevo 70. 26 gliene preso, sì, ho sbagliato quella. Voilà. Tu sei crudo e perone, ma... Una volta era prosciutto salame. Non è mai stato prosciutto salame. Magari qualcuno l'ha detto per scherzare. No. Ma... Dai, provo io. Tanto con la sfiga che c'ho. Livello. Oh! No? Sì. Fa schifo. Magma e maghi. Oh, ce l'ho fatta superare. Ma non attenzione. L'ho capita però. E ti ha dato anche uno. Tu sei crudo e perone, però. Crudo e peroni? La merenda a, dei campioni. A crudo e peroni volevi scrivere, forse. Non ricordo prosciutto e salame nelle prime volte. Magari l'abbiamo detto per scherzo. Beh, invece prosciutto e melone l'abbiamo detto sul serio. No, ma per scherzo quando diciamo le cose a caso. Aia. Pezzi di pezza. Cade il culo. No. Si stringe, si stringe. Bastardi. Si tinge. Mi piacciono tantissimo le persone. Azzo. Dove sono io? Lì. No, il mio buco. Abruzza l'ano. No. Aia, abruzza il culo. Questo è bellissimo, ragazzi, sto gioco qui. Perché non l'ho scelto, di solito mi piace. No! Ma io vinco io! Vinto Moro. Flambè! Citazione a Giorgione. Chi? Guarda Moro che va per esclusione adesso, Dov'è Luigi? Ah, è dentro il pacchetto, l'infame. Sono lì, bravo, sotto. Una pezzo di menta dentro. No, me lo tengo, non uccido nessuno. Sugoi. Ne? No, pensavo usassi il pacchettino, che dato che ci ha fatto un nero. Ah, già.
Adesso sì. Adesso sì. Mi riprendo le chiavi. A me sono lì, manco me ne ero accorto. Ho di chiavine. Non c'è niente, sono anche le chiavi. Oggi non è il tuo giorno, lì è zero lucky. Proprio a zero. No, vai via. Ah, vedi, no. Vedi, vai. Eccoci qui. Te... Allora, ma poi cosa, cioè, negli altri livelli di solito c'è qualcosa che succede, non è che parti in aria e basta. È una mina questa qui e basta. Sì, ragazzi, dalle 20 alle 21. Su YouTube lacrimo da ridere ogni volta che sto iniziando a sbagliare a parlare come voi, ma quello non è un bene. Non è un bene, ma cazzo. Quello non è un bene, Frank. Vedi, guardate i nostri video, guardateli con una persona al vostro fianco, tipo un genitore. Mettiamogli il bollino giallo, mettiamoli nei nostri video. Qualcuno che vi tira uno schiaffone ogni volta che dite una cazzata, qualcosa del genere. I pappetti! Oh, no. Questi faccio cacare di solito, eh. Qui ci vuole estrema concentrazione, ragazzi, eh. Adesso non posso leggere la chat mai. Sugo. Vale. Sugo. No, questa qui è la mia canzone che mi fa cantare. Non posso, non posso, ragazzi. Devo esigere il silenzio della mia bocca. Non so di che parlo. Per fortuna che... Grande silenzio. Natale, bisogna organizzarsi. No. Il pacchetto. Oh. Basta, non devo. Dai, è troppo orecchiabile questa canzone di merda. È vero. Ragazzi, lasciate un like se anche voi la cantate. Oddio. Ho preso il merdone. Niente, ho perso pure whisky. No, le cacche. Peppone. Non sono cacche. Sono cacche. No, le palle. Ho vinto? No, come al solito, faccio vomitare. Non capisco come calcoli i puntini. Dove sono? Dai, Corvo, fatti un giro, dai. Sono già morto, Tan, ma avete derubato, picchiato. La canzone di come mi tocco il mio pacco. No! Non so se chi va? Non so se prende tutte e due. No, non credo. Ma ha preso tutti e due! Continua a leggere Lugia, anche se so che Lugia è Wallerio. No, devo chiamarmi Wallerio. Era più bello. Tanto credo di averti fatto... No, non so se ti ha fatto un piacere. Ma che schifo. È tuo però, fortunatamente. Sì. Ma ho perso la dignità. Vabbè. Ci arriva. Vabbè. Io muoio. No, so quanto. Grazie Steffi. Non so se ci arrivi. Qualcuno ha preso. Non l'avevo visto. Marco. Io muoio. Ho ucciso Marco. Oddio, se passo di lì prendo 7000 chiavi. Cazzo. Mi hai portato vicino a te, però. Eh già, sì. Adesso tiro il dado, Marco. Oddio, però puoi andare sopra. Ah, perché non volete girare? No. Deve girare sì prima. Cioè, scusami, lì dopo deve girare. Io mi metto la protezione all'estrema. Protezione ecco 60. Ecco qua. Cose inutili come al solito. Ma se uno al mare si mette la crema solare pure nel pene. Ma non avevo il medikit. Hai visto. Te l'ha rubato. Io non so. Hai visto male come cosa. Se sei nudo, sì. Dovrò spalmarsela tutta. Boh, vabbè. Oddio, cos'è questa cosa? Le sdrogo co. Forse è il first player to reach the hand. Strafe right, strafe left. Walk backward. Vabbè, quello sono cammina, punch, drop, item, con la B, salta. Boh, regas, non lo so. Non ho capito. È un percorso, credo. Devi fare il percorso. Vedo, siete tutti davanti. Sono moro. Ostia, se tolto sto coso. No, è il parkour. No, ma non la voglio a tempo. Questa qui la voglio finire, ragazzi. No, la prova parkour di Minecraft fatta da me. Il medesimo. Sì, ci sono i checkpoint. Zizi.
Che zizi, sfigato. Cosa? Stavo cadendo. No! Lel! Ma la visuale si muove drasticamente, ragazzi. No. Sugo con gli involti. Ih! Nistrece. No, la nerchia sbagliata. Che dice? No, Marco sta correndo. No, come... faccio cacare. Filippo. Ehi, via. No. Maledizionis. Grande. Ho sbagliato troppe volte. Ho sbagliato troppe volte. Questa me la sono mangiata io. Ho ricciato il Gualz. Sì, ma non c'erano robe da prendere, panciare, robe... Non c'era niente. C'erano tutti quei tasti. Non c'era niente. Oh. Edizione. Allora, ti prego, dimmi che non vai al mare quest'anno. Quest'anno ma no. Scusa, io l'avevo tolto il teletrasporto. Perché? Che c'è ancora? Va. Non ho le chiavi. Cioè, teletrasporti l'avuto. Non ho più, non lo usiamo. Però io ho un potere in meno così. Sì, non lo usiamo, se lo troviamo. Dai. Ah, ma tanto devo fare tutto il giro. Che c'ha Doglia stasera, impazzito? Adesso c'ha le chiavi, dai. Adesso sì. Ma che sfigato. Vedi, metti la crema sul pipo. Non è possibile che continua a fare 2-3-2. Perché penso che se si brucia il pipo è un disastro. Vabbè, comunque. Dato che ho 2 di vita, io... Cioè io... Una ciucciatina... Io immagino che i nudisti se la mettano, però. Cioè, in una specie nudista e tutto. Solo che... non so che sensibilità alle bruciature abbia, onestamente. Secondo me è più di quella normale, no? Non lo so. Perché non credo di averla mai esposta al sole, la pelle. No, effettivamente no. Zitto, Quante ne ho? Quanto fai? Grazie, Ema. 4. Che culo. Ma giusto? No. No, devi fare 6. Cazzo, Ema. Trapeli, posizione protetta. Secondo me... è quello che devi correre... Io sì. I peli me li taglio, quindi però una l'abbiamo tolta, farei già... Tipo quello di Fall Guys, tipo il gioco finale di Fall Guys. Però ricompagnano tra i 5 e 30 secondi. Sì, ma un... vabbè. Non importa, dai. A posto così. Perché sono lassù? Ma che musica è? Ma che musica è, ragazzi? Madonna, che metal. Way. No. Che è successo? Ah, ritornano su. Ma sono incastrato, perché c'è la mia testa incastrata lì in mezzo? Bravissimi comunque. Sono morto. E io anche? Però ma tu a quanto pare prima 3 in di più, poi... hai fatto una piastrella in più praticamente. Allora, è arrivato il momento, ragazzi, eh? Te razzento il culo. No, non ci arriva il razzo, secondo me. Poi tiri, eh? Cazzo. No, parlava della pelle del pene, Draco. Che culo. Ah, che culo. E Maron è un bello sculato, eh? Sium. Sta avendo troppa fortuna. Stasera si spezza la tibia, secondo me. Ma stai zitto, scemo! Entrò in cucina. Ma sei scemo! Ma che male! Questo è impazzito, ragazzi! Fuori di cocomero! Fuori per di non dire melone. Secondo me si fa una roba molto meno pericolosa, ma molto più fastidiosa e dolorosa. Non parlare, stai zitto! Tra le dita, Avrò un futuro roseo pieno di passioni, dopo te lo dico. Lo dico io, glielo dico. Avrò un futuro roseo pieno di passioni, chiede... Fammi menare Moro un po'.
Impara a coniugare i verdi, innanzitutto. Oh, io adesso bestemmio, ragazzi. Perché? Non ce la sto facendo a fare un tiro decente. Cosa c'ho? Non è che funziona così, Nico. È una cappa quello che mando. Veramente. Vabbè, almeno lasciami le chiavi, è solo quello. Unica gioia, c'ho 83 chiavi lì, il mafioso. Io. Tu. Ma non so che cazzo farmene, tanto perché arrivi sempre prima tu. Sì. Quante chiavi? Guarda lì, 105 chiavi. Devi andare su, vabbè, ve ne lascio un po', dai. Sì, l'Erigan. Ma sai che voglio fare questo? Beh, oh, l'arcade. Per sfidare le persone. Sì. Questo non si usa? Perché non lo so. Ho un pelo nella... nella bocca. Beh, nella barba ce n'è più di uno. Ma basta. Ecco qua. Questo è quello di prima, solo che mi sa che questi non ritornano su e non c'è l'heavy metal, secondo me. Anche solo sfondo è un po' heavy metal. No, c'è. Non capisco. Ah, ma scompaiono. Scemo, mi vuoi dare i cazzoni? Cretino. No, chi è che mi ha spinto? Mi piacciono le donne. Ho vinto. Marco andava in giro a picchiare. Ho provato, ma non ho colpito nessuno. Ma come avete spinto giù letteralmente, proprio fisicamente? Rate full run minigame. Like. Via. Un'altra bella cassa. Nella bocca di nuovo. Ma che è? Ma poi non hai le chiavi. Vabbè, ma mica ci arrivo. Era meglio se perdevi più tempo, secondo me, ora che avevi le chiavi lo usavi dopo. Effettivamente, quanta strada ho fatto, ragazzi. Voilà. No, mi pacciano le donne, non credo sia ottimo, effettivamente. C'è qualcuno lì? Sì, sono io. Sì, cioè vedo la coroncina di Marco. Ecco qua, che si riprende le chiavi. La rubate prima. E va bene. Eccoci. C'era anche lui, anzi non mi sciotta proprio. Ma vabbè, ragazzi, ma questa qui è ridicola sta cosa. Un attimino. Ecco qua, ho fatto 6, guarda, già un tiro incredibile per la mia media. Via, un po' di chiavine. Tanto ragazzi, vi faccio un piccolo... una piccola domanda. Piccola cagata, sì. Se avete, guarda che palle. Frittata in qualsiasi modo o spinacine, quale scegliereste? Boh. In effetti tra le due forse le spinacine, io, sai. Ok, laser. Figurati, una roba fritta gli hai dato come la spinacina, figurati se prende... Me la può fare al forno, eh. Guarda che sì, cioè la faccio nella friggitrice da Air Max. Ah! No! Sì! Dai, i buchi però sono infamissimi. Però vedi, il TP lo dà solo nei giochi custom, quindi probabilmente... Che pare, Marco, lo dobbiamo fare il Bread and Fred, comunque. Ma mi sgrida, Fran. Ha detto c'è lo stesso, ma ho capito. Fallo con lei, t'ho detto, allora. Come si toglie? Non lo fate. No. Facciamo io dietro. Due. Niente. Due. In realtà c'era anche l'altro, Ibeob, che era figo. Marco, troppo tardi. Ma a parte che Ibeob ve l'ho proposto, ma avete detto che schifo, com'è? Vai tempi. Sarà un motivo. No. Il motivo è che non sapevate che gioco era e per non dirmelo avete detto che schifo, che merda, senza controllare. Non è vero, non è vero. Io so sempre. Ma perché succede così in Bread and Breakfast? Si spaccano così a merda. Sono i pugni, si sono. Bellissimo. Il rumore dei pugni. Sì, è un gioco di quelli, pinguini. Di quelli cooperativi dove ci sono due pupini legati e devono fare. Ma sì, ma in caso lo facciamo. È figo. Tra l'altro non è più sconto. Beh, era un sconto di pochino, Magari c'è sui Stan Gaming. Alla fine solo il Moro ha preso le chiavi, basta. Cioè le coppe. Sì. Eh sì.
Questa mappa fa parte di un DLC o inclusa? No, è inclusa. I minigiochi invece sono dal workshop. Dovrei vedere se. Corvo ha preso tutte le trappolozze. Cos'è? Don't fall or die. For dying. Non devi cadere dal ring. Ma il ring come funziona? Il ring è fatto a pezzi. Come funziona? Camminarsi e chiamino morti vince. Ma Doki Doki non l'ho mai detto, Divanetto. Non so dove l'hai detto. I cazzotti. Oh, quanto ma io non ho fatto niente. Ma io ero lassù, non ho capito più. Mi avete buttato fuori da solo. Ma io sto volando. Ah, no. Dove sono? Pezzo! Ah! Aia! Cazzo, vabbè, ho capito, spunkillo. Ma dai! Ero appena nato pure io. Care prete. Niente, però svegliati. Si frenano, io non riesco a frenarmi. Relle città. Ho smesso di essere vivo. No, sono qua su io. Mi è spawnato davanti. Pazzo, ma dai, ma è impossibile. E vabbè, ma guarda. Ossia. Cosa ho fatto? Come si fa a vincere? Pozzones. Cazzo! Ragazzi, mi piacciono gli spurghi. Ma poi siamo tutti a meno, non c'è nessuno in positivo. Ma è giusto, ma perché non esistono a chi? Rot. Conta solo le morti. Ah, secondo. Che culo. Ah, ragazzi, che mastro. Fatto moro sempre pacchettini. Sì. Sì. Questo lo riuso che adesso, eh. Dov'è? Ragazzi, ma che buona la pizza, eh. Parliamone, dai, dibattito. Pizza o sushi? C'è qualcuno? Pizza o sushi? Ma pizza, che cazzo di domanda è? No, non c'è nessuno, moro, intorno a te. Ma ci fai niente. Sapevo. Ma okay. Lo devo usare adesso. Ma non rispondetegli, ragazzi, che per forza è meglio la pizza del sushi. Dipende. No, tendenzialmente dipende, ti direi anch'io la pizza, ma dipende. Dopo aver assaggiato quel tonno è bombabile. È versatile al massimo. Vieni, Marco. Dai, facciamo sta partita. Basta di girare il pisello. Bellissimo. Pronto, dobbiamo attraversare le palle. Ah, io non, che pensavo di essere il giallo. Abibo. Corvo, la puzza sotto il naso. Io anche sopra. Lal. Qui si vince su una coppa, tra l'altro, Sì. Fatto bene a non sfidar morto. No, ero dentro il pacchettino, vero? Oddio. Quasi, Ha vinto Mark. Pipipi. Grazie, Fabri. Mm-hmm. Mi hai sfidato. È stato un onore. Il Mosca cieca in autostrada, quello famoso della Daddy Joe. Boh, non so di cosa parlare. Mettere sushi sulla pizza, ma non la pizza sul sushi. Eccole qua, prendiamo un paio di chiavi. Un po' cringe. Allora, ne ho poche. Sì. Fammi fare una cosa. Se mi metti il sushi sulla pizza, te la butto per terra la pizza, poi. Di azzardo lo risparmio, solo becco. Che poi non, alcune parti l'hanno fatto, però... E poi, no, poi hanno chiuso perché erano di merda. Probabilmente. Non lo so, io ho il sushi in Giappone, c'è cioè il tonno e tanta roba, però tendenzialmente preferisco la pizza pure io. Ma basta le porte. Però veramente quel tonno, ragazzi, è qualcosa di... Cioè, boh. Ma pare che sono imparagonabili, sono proprio due sapori diversi. Tutti neri adesso. Risucchiato. Questo non l'abbiamo mai fatto. Donate i bitcoin. Climb, dobbiamo salire e non dobbiamo cadere adesso giù. Adesso minano sicuramente i bitcoin. Bisogna salire, sto buggendo. Questo è il mio gioco, ragazzi. Ma forse una volta l'abbiamo fatto. Ma io perché sono stupido? È che non si vedono i colori. Tutto. Come? Quindi c'è il double jump. Ho le palle in piedi. Non vedo. Sono. Ma sono sotto io, perché? No. Ho sbagliato, battuto. Aia. Oddio. Aspettatemi.
veramente veloce. Salto. No! Carino questo. Mamma mia! Yeah! E me lo so perché sono tornato indietro, sono caduto, lo so. Ho avuto una caga. Ma è la lava che sale o il muro che si muove? Che dilemma. Bisognerebbe chiedere al Rita Lady Montalbano. Mano. Dov'è il coso? Tra tanto. Dai, proviamo a tirare, va. Basta, esci da là. Franci mi ha scritto cacca dal culo di Gigi tolta. Che schifo. Che schifo, allora, che fa gli animali, però, se ci pensi. Cioè, noi tutti carini li baciamo, li coccoliamo, tutti, ma veramente non si sa. Non li bacio lì, comunque, lo dico per informazione. No, però no, loro si rotolano, si leccano il culo per pulirselo dalla merda e noi li baciamo tutti carini. Lo so. Sei felici, guarda, che carini. Fa. Moro, facci sognare, dai. Moro, questo, scusa. Create tutti e due... Puoi shottare... Guarda che no, fa la figuraccia, c'è l'inculata, eh? C'è l'inculata, ragazzi. Mi mette le mosche, allora, secondo sulla voi testa. È così, no, così dovrebbe andare. No, adesso sono punzecchiabile di denuncia. Non è Gigi, non è Gigi con le J. Non è scritto così. E comunque non è JD sicuramente. Anzi, CJ. Non è sicuramente CJ. Cosa vuol dire, Yusa? Lascia stare. Lascia stare il capo che... Sai com'è. Oh, le bombe ball. Ah, questo... ce l'hai. Fa cacare, questo fa... Io non fatto so, vedere mi una mappa un'ansia. Qui, no? È un'altra, in realtà. Con le palette autoniche. Cosa fa? Cos'è? Cosa fa il Corvo, c'hai la bomba, devi darla a qualcuno, eh? A chi l'hai data? L'hai data a Marco lì dietro, come hai fatto? Non lo so. Quanto stanno? L'ho visto! No, non ci hai preso! L'ha saltata, là! Gli darò giù nel caso, No. Non ho detto gogle. No, le palle di Fra Giulio. Ah, ma è chiuso! Che figura! Anch'io! Ma non ce l'ho! Ma come l'ha fatta a darla a me? Dalla grata! Ma non è possibile, no. Dai! Moro, vieni che ti bacio il culo! Lazio! Lul! No, le palle polle! Palle pollice! Le palle polle! No, le palle pollice! Vieni qua! Nando! Suck my large dick! Lasciami! Le palle! Che culo, Moro, sempre in sto gioco. Questo lone di sfiga di Gliezzar durerà ancora molto? Che sacrificio tenere dei vestiti. Non vuol dire niente questo. Guarda che come al solito Moro va a prendere anche l'altra casa. Forse i vestiti portano iella, Gliezzar. Dovresti spogliarti. È finito la live. Non ho le chiavi, ma possiamo subito rimediare, male, ragazzi. Sì. Guarda che c'ha un culo, Moro. È veramente vergognoso, È veramente vergognoso. Dai, mi servivano le chiavi, però, Moro. Sì, Adesso, con le mie chiavi... Sium. Direi di qua, sì. Anzi, oggi veramente la perfect run sto facendo, Comunque dopo, bastardo, se avanza tempo, no, è finita. No, sì, forse sì. Facciamo lì, c'è quello solo minigame, ne facciamo tipo 2 o 3. Ah, sì. No, non sforiamo che devo mangiare, mi incazzo. Che non ho mangiato. Devo mangiare, Marco, ma che vuoi che sia? Io devo ordinare. Devo andare in pizzeria, io però. Devo andare in pizzeria. Ma perché, Moro, dopo mostraci il culone, Nicola, adesso, che te sei uscito così? Adesso mi spieghi,
9, buonissimo. Tanto finirò su una trappola di corvo probabilmente in quella zona. Facile. No, ecco qui. Basta. Però un saltello me lo faccio, così in amore. Ma secondo me, tra l'altro, non io ce la facciamo. Ho solo una speranza. Due turni. Aspetta che lo guardo bene. Come sforiamo già così. Fammelo vedere bene. No, un turno manca. Ma che palle i minigiochi. Corridoio è l'ultimo gioco, quindi ah, corridoio è quello della macchinina, poi c'è è anche questo. Quello che devi salire con le macchine che cascano giù. Carino quello. Va bene, Nicola, dopo mando foto allora, nel gruppo dei sub. Non la manderà la foto. Perché? Oggi ho messo un'importantissima anteprima del vlog, raga. È vero, oggi Marco ha mandato una clip del vlog in Giappone. Sì, sì, Nazgul sono qua, ovviamente. Confermo. Oh, che bellino questo. Anche se siete... non sono mai stato proprio gioco, più bravo, però... No, non c'è stato Prosciutto e Meloide. No, ma adesso con i giochi di workshop sono tanti, quindi... meno probabilità. Questo è grosso. Qua ci sono robe... Non ho nudo. Ma... Nonno Nazzi! Nonno Nazzi! E adesso è impossibile recuperare la classe. Mamma no, mia, c'è mi sono arrivato sopra. Delle trambate in faccia mica male. Chi è che mi ha superato? Io. Pezzo di merda. Ti ricordate quella volta che ho fregato Marco che pensava di essere arrivato primo? E io ma sei giardino. Andato contro il muro, non so come hai fatto. Ho vinto. Aia le palle. No, ma mi è arrivata una police nel muso. Sei arrivato bello su. Sono l'eterno secondo in questa sera. Pare che ancora non è detto che sono secondo. Sì, sei secondo, direi. No! Anche se Moro ti stava recuperando. Ero arrivato. No, nonno. Attenzione, potrebbe non prendere una coppa corvo. Non so se ci arrivo. È lì? Beh, adesso hai preso il missile, quindi direi di sì. È l'ultimo giro, poi basta. Eh sì. Bru. No. Cavolo, non che l'ho visto. Giro devo fare? Non lo prendi. Prendo qualche chiave, dai, che mi serviva. Io devo fare il giro al contrario. The Purge Dilemma, non l'ho visto. Comunque ragazzi, se avete da consigliare giochi potete... Io vi ricordo sempre che su Discord, nel nostro server di Discord, c'è una stanza, si chiama Suggerimenti per i Thermos, lì potete consigliarci qualsiasi cosa. Quindi è una sfida tra Marco e Moro. Ma lo ha vinto più giochi lui, mi sa. Cioè ne ho vinti parecchi, ma Moro ne ha vinti più di me. Se vuoi partecipare, diccelo, che tanto si può giocare con 5. Sì. È lui che non abbiamo mai provato, mi sa. Non l'abbiamo fatto con Karim una volta. No, mai stati oltre 4. In 5 no, non l'avete mai fatto. In 5 no. Proviamo la prossima volta, facciamolo in 4. No, effettivamente lo dobbiamo fare in 4. Facciamo già uno. Vediamo se funziona in 5. La prossima volta lo facciamo in 4. Dopo la prossima volta ti avviso io. Ma sto giro non ci abbiamo proprio pensato. Non si può usare. Non si può usare questo. Non cambia un cazzo, ragazzi. Eh no, perché se prendi la cosa. Che cosa prendo? No, non mi ricordo se ti fa tirare o no. No, ma l'avete presa già voi? C'è di qua? Perché non c'ho neanche le chiavi, quindi... No, poi non ti fa tirare comunque, ok. Guarda, lo uso. Sì, Esprit è un gran bastardo, tra l'altro, sì. Quindi dovete guarda, stare attenti. Lo dicono tutti. Se ricevete un messaggio privato da Esprit su Twitch, riportatelo comunque. Non ho un calendario con i piedi. Che sicuramente vi adesso sta... Adesso vediamo i grandi scambi. Ah, l'Hall of Fame. Vediamo. I premi Plummel. No, ma Moro ha vinto più di me. È arrivato primo più volte, chissà. Di poco, ma ha vinto preferenze... più. Ma chissà, ne avrà messe altre di modificare le preferenze. Danni inflitti più. Io! Il Moro. E già ha una coppa in più. Chiavi ottenute più. Queste forse io. Sì. Ma... E non io. No, l'ho anche ciucciato io. Quelli che c'avevi più in tasca. I giochi vinti più. Io. Cioè, mi ho fatto niente io, Corvo. Zero, bro. Niente.
Sembra che siamo arrivati alla fine. È arrivato il momento di presentare il vincitore finale. Chissà chi è, chissà chi è. Io penso si buggava e veniva fuori gli Wallero. Forse con il workshop possono mettere anche chi ha subito più danni, roba del genere. Ma in realtà lo puoi modificare, magari ci sono già di base. Forse sì. Solo che se chi vince chi ha subito più danni è una cagata, perché dovresti vincere una coppa. Lo facessero casuale, cioè su tutte le varie cose. È vero, casuale. Sì. Così ogni facciamo, volta vedi se c'è qualche... Sì, ci c'è la cosa. Buonasera. Se si può fare qualcosa. Di qualcosa? Un pugno. Dove ne vado? Aia. Zucca. Ma l'ho rubato. Sì. Sì. Fatto, guarda, faccio un tiro per vedere se riesco a rubare. Ormai è andato. 13. Col fantasy, 13 le cose. La classe di difficoltà era 0. A questi mini sfigati. Giochi minimi 10. Va bene, facciamo 2, ne facciamo 1 e ci leviamo. Vabbè, sì, no, oddio, io ho chiuso il gioco. Aspetta. Mamma mia. Non ci ho pensato. Vado a riapro. Che è l'occhio di falco, Esprit, che ti chiamavano il cecchino. Mi chiamavano lo sniper. Lo sniper. Non cambio neanche, metto disponibile e sono rosso. Anch'io, così. Così. No, abbiamo rosso. Colori diversi. Marco, unlucky. Grazie. Ora sono blu. Grazie, Oscar. Soprattutto questo. Vai, Lizard. Sono un operaio delle palle. Voi non avete idea di quanta gente c'è in quella pizzeria. Solo che effettivamente è giovedì sera, dai, spero che non ci sia casino. Giovedì sera nella settimana di Ferragosto. Quello mi è venuto in mente. Infatti spero che non ci sia una sega di nessuno. Non te lo dico, Dabo, che mi triangolano, soprattutto Gibo. A parte che non è capace, perché... Chi è che parla? Ma era la tua voce, Corvo. È Fraps, uno che non ha potuto cenare. E questo è l'ausanding, dobbiamo spararci. Mi pare. No? Mira. Sì, puncio. Sì. Ma è troppo. Io. Poi te lo dico in privato. Non c'è il respawn, eh? No, il bot con la notifica di treni l'ha fatta, solo che non gli voglio dire le stazioni che ho qui intorno. Ah, devo prendere l'arma. Oh no, ho sbagliato tram. Ma perché... Ma la fugo. Guarda che hai fatto scappare gli Ezzar. Dio miseria. Sono godereccio. Ah, non c'è respawn veramente, cazzo. Eh no, è a round. Che palle. È 3 round, ok. Uè. Si mira. Aia. La sparo ogni 6 minuti questa arma. Era il pomp. Dove mi ha spawnato stavolta? Ostia. No, tutto hai preso, tutto. E allora è tutto tuo. Non so neanche come si cambia. Ma se si... Fanculo. Aia! Che vigliacco! Super vigliaccata questa, eh. Non sto che cazzo, il pompa fa cagare comunque. Solo se sei a un centimetro. Orco Giuda. Sì, va solo se sei appiccicato. Rivoglio il pop. Ma siamo. Ma dai, ma tutti e due qui? Buonasera. Tutti quattro qui! Ovviamente. Ma merda, me l'avete fottuta tutte! Pezzo di culo! Ha vinto Corvo Bianco this time. Esatto. No, beh, una l'abbiamo fatta noi, Dabo. Una l'abbiamo fatta noi ed era quella alta. Cosa c'è? Dai, dobbiamo finire con prosciutto melone, chiudere in bellezza, ragazzi. Sì. Voilà. Proprio per fare il TF4. Com'era per abbassarsi già RT? Prosciutto. Cosa vuol dire? Ma poi sono blu, io non mi ricordo. Basta, questa basta. X. B con la X. La X. Prosciutto. Melone. Prosciutto. Ah, prosciutto. Prosciutto. Prosciutto, melone. 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 Prosciutto, melone. Prosciutto, melone. 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 Melone.
melone, prosciutto, non mi trovo! Non mi trovo, sono blu, non mi trovo, non vedo. Testa di cazzo, mi hai fatto tutto inchianare. Basta. C'era un gioco altre tre te. Che pare, appena ne prendi una che perdi il ritmo è un disastro. E ti cambia il tempo. No, prima era figa. Ma perché ero blu, non mi vedo, non sono abituato col blu. Ah, ragazzi, oh, è finita anche questa sera, posto? Chiudiamo allora. Allora, amici, io e Moro faremo la serie sui pinguini. Tattici. Che si chiama Hobbs. Però la sera Hobbs and Shaw si chiama, sì. Hobbs and Shaw. Però adesso possiamo far venerdì sera a sto punto. Vediamo, ci pensiamo adesso un attimo. Però ma venerdì sera domani comunque. Aspettate, vediamo. Adesso però, ragazzi, vi lasciamo da gatto, noi ci vediamo domani mattina con Terraria e basta, andiamo a mangiare, io Marco insieme anche Corvo. Grazie alla pizzeria, tra l'altro. Esatto, tutti in pizzeria. Sì, tutti in pizzeria. Ciao belli, buona serata. Un salutone. Ciao,